Salve a tutti, io sono David Fabbri, ho 17 anni, vengo da un paesino sperduto nella provincia di Firenze, studio informatica e le mie passioni sono i computer e il karate. Quando avevo 7-8 anni ed ero in terza elementare, mi sono trasferito in una nuova scuola, dove i miei nuovi compagni mi hanno preso subito di mira, mi isolavano, mi facevano dispetti. Poi, quando hanno scoperto che io sono dislessico e ho bisogno del computer, mi hanno spaccato le matite per poi spaccarmi i computer stessi. Poi non si fermava solo al plesso scolastico, anche fuori da scuola mi prendevano a sassate. Poi è arrivato il telefono e con quello il cyberbullismo. Però il culmine è stato quando in palestra, in seconda media, mi hanno picchiato a sangue e tutti i miei compagni stavano a guardare come fossero al cinema. Questa storia è finita quando mi sono trasferito dai miei nonni, perché abitavano vicino proprio alla scuola superiore che avevo scelto e facendo un cambio d'aria ho potuto fare delle nuove amicizie, anche perché non mi conosceva nessuno e mi sono liberato di un peso enorme. Però è finito tutto quando ho girato il mio cortometraggio, perché ho potuto rivomitare tutto quello che avevo passato ed è stato molto terapeutico per me. Ai ragazzi che sono vittime di bullismo voglio dire questo. Reagite anche se vi sentite soli. Raccontate a qualcuno quello che state vivendo. Confidatevi, perché il fardello che state portando vi sembrerà più leggero. Sì, sono un alfiere della Repubblica e sono molto contento di questa onorificenza, perché vuol dire che il mio messaggio di speranza sta raggiungendo sempre più persone. I ragazzi vittime di bullismo a volte perdono l'appetito, accusano mal di stomaco, mal di testa, diventano apatici, si isolano. Ecco, noi genitori cerchiamo spesso di sdrammatizzare con loro, ma dobbiamo sempre prestare attenzione, perché ci inviano dei messaggi tra le righe che solo noi possiamo leggere e che possono anche salvarmi la vita. Non lasciate che i ragazzi si chiudano in loro stessi, perché è la cosa peggiore che possa succedere.